Quello che accadeva sui traghetti in bilico sullo stretto, avanti e indietro, tra Calabria e Sicilia, tra Scilla e Cariddi, come è stata chiamata l'inchiesta, doveva essere affare loro, affare delle cosche, in particolare della cosca Buda, federata alla potente consorteria Imerti Condello, attiva nel comprensorio di Villa San Giovanni nel Regino. E così era stata infiltrata la società Caronte Tourist, una società del valore di mezzo miliardo di euro, ora sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Un pentolone maleodorante, quello scoperchiato dalla DIA e dalla Procura di Reggio. Erano le imprese scelte e volute dalle cosche a gestire all'interno delle navi i servizi di bar e ristorazione, quelli di pulizia e disinfestazione, nonché i servizi di prenotazione per gli autotrasportatori che si imbarcavano sui traghetti del gruppo. Anche il personale assunto era indicato dalle cosche. Un loro esponente riceveva lo stipendio anche durante la latitanza e la detenzione. Massimo Buda, longamanus del Padre Santo al vertice dell'omonima cosca, aveva fatto una rapida e brillante carriera, con la possibilità di promuovere e gestire le nuove assunzioni e con la delega conferitagli per la risoluzione delle controversie tra i dipendenti e con i fornitori.